Davide Caparini, lei ha detto che non basta tagliare gli stipendi, occorre una revisione di tutta la macchina della Camera dei Deputati. Sì, perché il taglio degli stipendi, per quanto giusto, meritorio, porta dei piccoli risparmi, mentre qui il problema è capire se è necessaria quella funzione e quindi poi quello che porta in contributo di pubblica utilità. Allora bisogna rivedere completamente la macchina dello Stato e la Camera, che è parte di essa, deve essere la prima a dare l'esempio. Basti pensare che erano 2.000 i dipendenti pochi anni fa e ora sono 1.500 e però le funzioni sono rimaste le stesse, come dire, ce ne erano 500 in più. Facciamo un paio di esempi pratici, lei ne ha fatti diversi in aula. Beh, la Camera per esempio organizza eventi, quali mostre, quali concerti, convegni che nulla hanno a che fare con la sua missione. La Camera serve per fare le leggi. I convegni vanno fatti nei centri congressi e le bande vanno negli auditorium, cioè non, come dire, in più paga addirittura 150.000 euro una consulente voluta da Casini proprio per organizzare queste manifestazioni. Ora, cioè, è una cosa che grida vendetta e considerate che nell'organizzazione di tutti questi eventi, che sono oltre 250 all'anno, vanno quasi 6 milioni di euro. Allora, in questo caso, cioè, si tratta di tagliare. A questo proposito, lei ha avanzato una proposta, non siano i partiti a decidere i tagli, ma una advisor. L'esperienza ci insegna che la politica e soprattutto l'amministrazione non è in grado di riformare se stessa e quindi bisogna appellarsi a qualcuno che è professionalmente preparato, che sta al di fuori del problema, non ha alcun tipo di interesse da tutelare, sia dal punto di vista economico, sia anche dal punto di vista prettamente di carriera e che quindi può fare un'analisi corretta di quali sono le necessità per la pubblica utilità, quali sono le funzioni e dopodiché disegnare le nuove piante organiche e dire chi deve rimanere e chi deve andare a casa. Ha portato queste proposte all'ufficio di presidenza? Com'è andata? Non è stato facile, anzi non sarà facile, in quanto molte delle nostre proposte sono state addirittura bocciate, rese inammissibili, quindi purtroppo il Parlamento, purtroppo i deputati che sono eletti dai cittadini non avranno la possibilità di dire la loro in merito all'organizzazione della Camera di cui fanno parte, questo veramente è assurdo. Altre arriveranno in discussione col parere contrario dei questori, però vabbè, questo è normale, le nostre proposte sono sempre indigeste, ma noi le difenderemo e ci batteremo fino alla fine perché vengano approvate.